Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata all'ordinanza emessa dal sindaco di Gela, Domenico Messinese, in merito all'erogazione idrica. Il primo cittadino spiega dove termina la responsabilità dell'amministrazione comunale e dove comincia quella di Caltacqua. Vediamo. Dovrà essere Caltacqua a rifornire gli utenti che lo chiederanno in attesa che vengano realizzati sistemi per la fornitura idrica in zone non ancora coperte. Lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che ha firmato un'apposita ordinanza indirizzata al gruppo italo-spagnolo che gestisce il servizio idrico integrato in provincia. Dal 2006 il servizio idrico integrato è stato passato al lato idrico e di conseguenza a Caltacqua, che gestisce in toto. Però stranamente alcune rimasugli sono rimasti in modo del tutto inopportuno all'amministrazione, come il trasporto delle autobotti. Questo servizio, che fa parte della distribuzione dell'acqua, deve essere preso da colui che ha preso l'appalto per la gestione del servizio idrico. Anche perché dal momento in cui è stato preso, posso capire, in una fase di transizione, ovvero sia che entro il 2008 devono essere realizzate tutte le reti, magari poteva anche essere un passaggio per evitare dei problemi alla collettività. Ma di fatto siamo nel 2016, sono passati quasi 10 anni, ma le reti non ci sono e l'amministrazione ha continuato fino ad oggi a fare un servizio in perdita. I cittadini a chi pagavano? A chi pagavano l'acqua? Fino ad oggi pagavano 25 euro i residenti, 35 euro i non residenti, considerando che per ogni autobotte l'amministrazione pagava più di 35 euro solo a Caltacqua per l'acqua. Quindi al comune, pagavano al comune i cittadini? Pagavano soltanto una piccola somma che non copriva completamente i costi, perché non riusciva a coprire nemmeno il costo dell'acqua stesso. L'amministrazione ogni anno perdeva più di 250.000 euro per quanto riguarda questo tipo di servizio. Quindi un esborso di denaro che di fatto non agevolava i residenti, che poteva essere investito per fare le reti idriche. Da oggi chiedo a tutti i cittadini gelesi di non fare più versamenti, perché non verranno più recapitate dell'acqua, perché non si può fare un servizio a perdita. È stata notificata un'ordinanza dove il servizio dove manca la rete deve essere garantito ugualmente, di conseguenza Caltacqua deve fare quello che c'è nel contratto, ovvero sia garantire il servizio idrico e quindi tutte le azioni in merito, o con rete o senza la rete idrica. Adesso parliamo dell'incontro che si è svolto ieri sulle problematiche che interessano la zona balneare di Manfria. Sentiamo. Tandrella, alla fine del dibattito di ieri, che verteva sulle problematiche che interessano la contrada di Manfria, cosa è emerso? Noi da tanto tempo chiediamo che ci sia il completamento dell'acqua e il completamento per quanto riguarda, che ancora non esiste, per quanto riguarda la fogna, anche perché oggi è l'unica zona che possiamo dare lo sviluppo alla città di Gela, anche perché dai fatti che si sono accaduti che l'industria non esiste più, e quindi noi dobbiamo cercare ai giovani che possono anche crearsi dei piccoli imprenditori di dare lavoro alla città di Gela. E voi è chiaro che chiederete un contributo fattivo da parte dell'amministrazione comunale? Noi non è che il contributo fattivo deve essere, perché abbiamo dimostrato diverse volte che il contributo nostro da parte del coordinamento dei comitati c'è stato sempre, perché ci siamo messi subito in opera quando allora mancavano le autorizzazioni per quanto riguarda i terreni che ancora non erano stati ceduti al comune. Anche perché sta arrivando la stagione balneare, dunque Manfria dovrebbe presentarsi pulita. Certamente, e a giorni io cercherò di avere una riunione col sindaco, con i vari assessori, per dirci che devono iniziare, come l'anno scorso, devono iniziare subito la pulizia delle spiagge e cercare ancora che ci sono delle passerelle che mancano, e quindi per dare la possibilità alla gente e anche ai disabili di poter transitare e arrivare fino alla Battigia del Mare. E vi rincontrerete con l'amministrazione comunale? Ma io cercherò di incontrarmi, anche perché dal momento in cui ho chiesto sempre qualche riunione non mi hanno mai detto di no, ma ci siamo sempre incontrati. Quindi diciamo che questa collaborazione c'è, e anche se certe volte mi lamento, però c'è.
Intanto i consiglieri comunali Luigi Di Dio e Francesca Caruso di Reset 4.0 e Crocifisso Napolitano e Salvatore Scerra di Forza Italia chiedono al sindaco e al presidente del consiglio comunale quali interventi saranno eseguiti per risolvere i problemi e i disservizi che si registrano a lungomare Federico II di Svevia. Da qualche mese, si legge nella nota, la zona è transitata dalle persone, seppur non ufficialmente i lavori siano stati consegnati. Il cantiere di circoscrizione dell'area interessata all'intervento di rifacimento del lungomare è stato rimosso prima della ultimazione dei lavori. In alcuni punti risulta con pavimentazione dissestata, in altri punti pericolosamente percorribili per il dislivello della pavimentazione che di sera con luci soffuse potrebbe far incorrere la gente in un serio pericolo di infortunio. Inoltre, rimarcano i consiglieri, il lungomare sembra una casba in stato di degrado, poco pulito, insabbiato e privo di cestini e manca la segnaletica orizzontale. Protesta questa mattina degli agricoltori davanti al consorzio di bonifica numero 5, contestano il costo dell'acqua da utilizzare per l'irrigazione. Da diverso tempo le associazioni di categoria chiedono al direttore del consorzio di bonifica una revisione del costo orario dell'acqua, richiesta ad oggi caduta nel dimenticatoio. Gli agricoltori sono esasperati, i sindacati temono che la rabbia possa tradursi in situazioni incontrollabili. Per la prima volta 30 associazioni di Gela hanno partecipato assieme ad un bando per migliorare i servizi presenti sul territorio e renderli permanenti. Si tratta di uno dei primi frutti del cantiere Gela. Innovazione, sviluppo e crescita del volontariato è il tema del seminario che ha avuto lo scopo di presentare il bando della Fondazione con il Sud dedicato al volontariato, rivolgendosi alle reti locali che così facendo potranno presentare programmi finalizzati a rafforzare l'impatto della propria azione, migliorando ed ampliando l'offerta, la qualità e la diversificazione dei servizi ai cittadini. In un momento di crisi come questo è importante sostenere chi nel territorio è già impegnato a costruire percorsi di innovazione sociale. Cosa significa? Significa che bisogna aiutare le persone, le associazioni che già vivono in un determinato contesto a crescere, a migliorarsi. Noi abbiamo bisogno di un associazionismo sempre più maturo. Questo permetterà di avere dei servizi nel territorio che siano più umani, più vicini alla persona. E allora costruire insieme politiche sociali significa provare a fare rete. Per la prima volta mettiamo insieme 30 organizzazioni di volontariato che parteciperanno insieme a un bando, pertanto non saranno tra di loro dei concorrenti, ma in realtà degli alleati straordinari per migliorare ancora di più l'aspetto sociale di questa città. La mia presenza vuole sostanziarsi nell'attenzione alle associazioni di volontariato, associazioni che spesso risultano carenti sotto profili di conoscenze tecniche contabili e poi hanno oggettive difficoltà nella fase progettuale relativa alla parte economica e nella fase di rendicontazione che darà luogo poi al finanziamento stesso. Le proposte progettuali dovranno prevedere la valorizzazione e qualificazione dei volontari, la sostenibilità dell'intervento, il coinvolgimento di soggetti di natura diversa e l'ampliamento della rete esistente ad altre organizzazioni di volontariato. Ed ancora l'innovatività a livello organizzativo e metodologico, il coinvolgimento di categorie tradizionalmente escluse dalle opportunità di partecipazione sociale come immigrati, anziani e disabili. Il tema è l'innovazione applicata ad un bando che crea una grandissima opportunità per le reti locali di volontariato. Le reti locali che saranno valorizzate da questo bando di fondazioni con il Sud appunto per potenziare la loro attività nel territorio, valorizzare la loro attività, valorizzare i volontari quindi che possono acquisire nuove competenze e questo grazie ad un bando che appunto presenta carattere di innovazione, richiede proprio un livello di organizzativo e metodologico innovativo particolarmente forte. In questo ShipLab cerca di dare il proprio apporto alla Casa del Volontariato e alle reti di volontariato che sono presenti qui. Si svolgerà domenica 24 aprile prossimo presso il Pala Cossiga di Gela il 7° congresso regionale della Divina Misericordia patrocinato dal Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. L'evento quest'anno si inserisce nel contesto del Giubileo della Misericordia che Papa Francesco ha proposto a tutta la Chiesa come itinerario di autentico rinnovamento interiore e come speciale attualizzazione sul piano pastorale del tratto specifico dell'amore misericordioso di Dio verso ogni sua creatura. Gli appuntamenti di domenica avranno inizio alle 9.30. Come superare la crisi economica rilanciando il Mezzogiorno attraverso una nuova e moderna industrializzazione del paese che punti sulle imprese locali?
Questi alcuni degli argomenti affrontati durante la prima tappa del SudACT, un vero e proprio percorso realizzato dall'UGL, l'Unione Generale del Lavoro, che ha visto come protagonisti la vicepresidente della 11ª Commissione al Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Renata Polverini, il segretario regionale dell'UGL, Paolo Capone, l'assessore regionale alle politiche sociali, Gianluca Miccichè, e numerose personalità della politica locale e non solo. Ambiente, infrastrutture, fondi europei, turismo, energia, occupazione, welfare, agroalimentare sono le 8 priorità e i punti di forza sui quali investire per rilanciare il Sud Italia, sempre più colpito dalla crisi economica degli ultimi anni. Beh, intanto oggi si discute di tutto un processo di azioni da mettere in campo sulle quali purtroppo il governo Renzi si mostra molto assente. Ci sono questioni che riguardano ovviamente il processo infrastrutturale, l'ambiente, l'energia, l'occupazione femminile, giovanile, ma più in generale quella ormai dei cosiddetti lavoratori anziani. Insomma, tutte grandi questioni sulle quali questo governo non accenna di intervenire. Ricordiamo che a un certo punto dello scorso anno mise in campo il cosiddetto master plan, per qualche giorno anche i giornali del Mezzogiorno lo accolsero con favore, ma poi leggendolo ci siamo resi conto tutti quanti che altro non era che un libro bianco, ma soprattutto che non prevedeva investimenti come invece ce ne sarebbe molto bisogno, ma che tendeva in qualche modo a rimettere sempre le solite risorse comunitarie in un circuito virtuoso che però appunto ancora non si vede. Per rilanciare il Mezzogiorno c'è assolutamente bisogno di una politica di investimenti, investimenti che vanno dalle infrastrutture, che vanno dall'utilizzo corretto dei fondi comunitari, che vanno dalla ricerca e dallo sviluppo dell'energia verde, che vanno nella direzione di riportare il Sud a pari con il resto d'Italia. Il Sud è una risorsa per il nostro paese, per tutto il paese, e va assolutamente rilanciato. Se non cresce il Sud, non cresce l'Italia. Ma i punti di forza sono un territorio che assolutamente ancora ha un potenziale sia nelle politiche industriali, nelle zone industriali, in Sicilia in particolare, così come sul turismo, così come sulle specialità agroalimentari. Ci sono settori interi che possono tirare veramente l'economia di tutta l'Italia se vengono messi in condizione di poter lavorare e di poter essere utilizzati al meglio. Numerose richieste pervenute finora al Comune di Gela per ottenere l'assegno civico non risultano compilate correttamente. È quanto riscontrato dagli uffici del settore servizi sociali nel corso di un primo esame delle domande protocollate dai soggetti in difficoltà economica e sociale. L'assessore Licia Abella raccomanda ai richiedenti di prestare molta attenzione nella compilazione del relativo modello prestampato in ogni sua parte e se è il caso di chiedere l'assistenza all'ufficio di segretariato sociale in quanto si rischia l'esclusione dal beneficio. Il modello dell'istanza relativa all'assegno civico che va presentato entro il prossimo 2 maggio al protocollo generale o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è disponibile allo sportello di Viale Mediterraneo o online sul sito del Comune di Gela. Domani alle 17 presso la libreria Randazzo di via Parioli a Gela verrà presentato il semestrale di Microstoria che è già al suo terzo numero di uscita. La presentazione qui a Gela mira a far conoscere l'editoriale di respiro regionale, a sottolineare l'importanza di un osservatorio di specialisti locali per poter consegnare ai posteri l'analisi degli eventi in una versione quanto più possibile aderente ai fatti realmente accaduti. E inoltre in uno degli articoli contenuti nel terzo numero della rivista viene ricordata la figura di un grande gelese, Francesco Savà, politico e uomo di elevato spessore culturale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Proseguono gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Musicale Giuseppe Navarra di Gela. Domenica 24 aprile alle 19.15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto lirico con Irene Capodici, mezzosoprano e Rossella Cardullo al pianoforte. È tempo di opportunità, equità, libertà, inclusione, rappresentanza, cittadinanza. Sono i diritti rivendicati dalla rete degli studenti medi. 5 parole d'ordine portate fuori dai banchi di scuola per garantire e tutelare gli studenti. Un aperitivo in centro storico, 4 chiacchiere tra amici e compagni di scuola hanno scandito un intero pomeriggio dove ad essere protagonisti erano Vitali, Khadija e Jessica, 3 degli 800.000 studenti stranieri che vivono in Italia e che attorno al tavolo di un bar hanno raccontato la loro esperienza scolastica e il forte impatto con una lingua e una cultura diversa da quella di appartenenza.
Le loro storie hanno emozionato i loro compagni che per l'occasione hanno ancora una volta ribadito quanto sia importante il ruolo educativo della scuola, il luogo dell'integrazione per eccellenza. Quest'anno la Rete degli Studenti Medi propone a livello nazionale una campagna che ha appunto il titolo Stagione dei Diritti, che si pone l'obiettivo, vista la recentissima introduzione della legge 107, la cosiddetta Buona Scuola di Renzi, di rivedere appunto insieme agli studenti in un'elaborazione abbastanza collettiva, abbastanza ampia, quali sono oggi i nuovi diritti e anche i nuovi doveri chiaramente degli studenti, per esempio su tutto il pezzo dell'alternanza scuola-lavoro, per esempio anche relativamente agli studenti stranieri, che sono una percentuale sempre crescente, sempre in crescita della popolazione studentesca, addirittura in contrapposizione a quella di cittadinanza italiana che invece è in costante calo, ad esempio. Quindi oggi, visto che la nostra città sarà progressivamente, come vediamo, sempre più influenzata da questo fenomeno, che è il fenomeno migratorio, speriamo magari di lanciare un input attraverso anche la testimonianza diretta di alcuni studenti di seconda generazione, affinché si possa cominciare a vedere anche in questa città come affrontare il tema dell'inserimento all'istruzione, soprattutto all'istruzione primaria e anche secondaria di primo grado, magari in collaborazione con l'amministrazione appunto di questa nuova categoria e di questa nuova fascia della popolazione. La grande storia di Mattia Bazzar, appuntamento previsto per venerdì 22 aprile alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Sul palco si esibiranno l'Orchestra Ritmico-Sinfonica e l'Ensemble Vocale Oltrevoci diretti da Paolo Lirosi. Per informazioni e prenotazioni 0933 911 892. Adesso occupiamoci di auto d'epoca. Gli amatori a Gela hanno una nuova sede, vediamo. Amatori e cultori di auto d'epoca a Gela hanno una sede dove potersi confrontare e programmare. Sorge in via Portuense, nel quartiere Fondo Iorza, un vero e proprio ritrovo per chi da sempre è innamorato delle quattro ruote. La scuderia Valvole Pistoni è presieduta da Davide Millauro. Sono già stati avviati rapporti di collaborazione con altri club. Siamo gemellati con altri sette club dell'isola, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Piazza Armerina e noi di Gela, assieme all'altro club autostorica del Golfo, che il presidente Giovanni Sbezzi, con cui appunto fa parte anche di questo gruppo del G7 cosiddetto. Presidente onorario è stato nominato Gaetano Minardi. Una vecchia storia, la nostra, che è partita 25 anni fa e ancora oggi questa storia continua, e continua con Davide. Davide, che è un giovane, se così si può dire, il nostro giovane presidente di questo nostro club. Quindi siamo qua perché il club aumenti e anche perché ha fatto delle operazioni assieme agli altri molto importanti di essere confederato con altri club, quindi questa cosa sta diventando veramente una cosa importante e gratificante per noi. Soddisfazione per l'inaugurazione della nuova sede è stata manifestata dai soci della scuderia. E cosa rappresenterà per Gela avere un punto di ritrovo per gli amanti delle auto d'epoca? Un motivo d'incontro soprattutto per tutti i soci, oltre al direttivo, ai fini di organizzare e programmare l'attività stessa del club. Cosa sta bollendo in pentola, cosa organizzerete al più presto? Tante belle novità e tante cose per far conoscere Gela il più possibile e far ammirare agli esterni il vero volto di Gela, cosa che io ho fatto col club maseratisti e ora cercheremo di farlo con questo club. L'8 maggio c'è una bella iniziativa che si svilupperà a Gela. Sì, è l'8 maggio che siamo insieme con gli altri club che visitiamo il museo e i mura di Caposoprano. Quando e se possibile tornerà a Gela la Targa Florio? Ma la Targa Florio già abbiamo preso dei contatti col Panormus, ce la stiamo mettendo tutta per fare passare di nuovo da Gela questo giro storico di Sicilia, che è meraviglioso, è bellissimo. Ma comunque abbiamo tanti progetti, abbiamo tanta carne al fuoco e comunque ne vedremo di belle, sicuramente. Siamo allo sport. Vice campioni regionali è il titolo conquistato dalle atlete gelesi della Gymnastics Club di Walter Micichè al campionato federale sezione femminile che si è svolto domenica scorsa a Ragusa. Ottenuto il pass per le finali nazionali che si svolgeranno a Pesaro nel mese di giugno. È stata una gara regionale molto impegnativa che ha visto la partecipazione di 26 squadre siciliane. Le atlete gelesi che hanno ottenuto la medaglia d'argento sono Elisa Tommasi, Sofia Pizzardi, Alessia Emanuello e Selenia D'Andrea.
dirette dagli istruttori Luigi Di Tavi e Esther Greco. C'è l'informazione cinematografica e Ustica, per 35 anni ti hanno nascosto la verità, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. Sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo Attenti a quei due con Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso e Lori Ardore. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione, arrivederci.